Abbiamo Maggio con noi al telefono dalla Martesana, uno dei nostri diciamo inviati territoriali. Andrea è in questo caso colui che ci parla di questo consorzio, di questo gruppo di comuni che sta a nord di Milano, giusto? Siamo a est di Milano. Est. Okay. Confiniamo con le province diciamo di Monza e Bergamo. E poi Crema e Cremona. Allora, sei qua con noi, contravvenendo ai nostri tempi che ti vedono più o meno una volta al mese ai nostri microfoni, perché settimana scorsa abbiamo giocato con te e non abbiamo detto le cose invece importanti, cioè che hai aperto un osservatorio PNRR nei tuoi comuni, diciamo che Andrea è un amministratore locale. Dai, dici velocemente le cose che non ti ho fatto dire settimana scorsa, che ci aspetta Suor Monia. Va bene, va bene. Senti, allora, intanto la situazione qui del PNRR è sempre la stessa, nel senso che siamo un po'. I comuni sono luoghi di sofferenza e passione. Abbiamo alcuni deficit da colmare, sicuramente il governo su alcuni aspetti sta intervenendo attraverso una legislazione più favorevole, ma sicuramente purtroppo si chiede a delle macchine che fino adesso sono andate a 80-90 all'ora, improvvisamente andare a 200. Quindi, come tu ben sai, c'è una differenza, carenza di personale, e su questo un pochettino il governo ci ha messo mano, ma sicuramente la legislazione favorevole sta favorendo tutta una serie di situazioni anche per l'attuazione di questo PNRR. I comuni stanno andando a velocità sfalsate, quindi ci sono quelli che hanno avuto la reazione di poter intercettare i fondi per tempo, ci sono altri invece che per tutta una serie di situazioni che non entrano in merito perché sarebbe davvero complessa, alcune responsabilità politiche di assenza di visione, altre magari nel non avere dei progetti già pronti da poter far finanziare, sta di fatto che ci sono dei comuni a zero titoli, nel senso che non sono riusciti a finanziare alcuna opera, mentre altri hanno prodotto dei grossi risultati e sicuramente li produrranno a breve. Poi purtroppo c'è il problema anche delle scadenze davvero serrate, ai quali i comuni comunque sono chiamati a rispettare. Io vedo grandi difficoltà in questo senso, perché purtroppo quando si ha a che fare con i lavori pubblici, Luigi, io non insegno niente a nessuno, ma sono tante le situazioni che si possono verificare. Io immagino, per esempio, mi viene in mente Pozzo d'Adda, che purtroppo ha trovato il terreno alcune contaminazioni, quindi si è fatto una sospensione dei lavori, ecco, rispetto alla quale comunque qualcuno dovrà rispondere come andranno. Complimenti comunque a Carugate, quindi l'amministrazione sia di centrodestra o centrosinistra non faccia alcuna differenza, perché come vedrai prenderò sia l'amministrazione di centrodestra che di centrosinistra facendo i complimenti a uno agli altri, quindi laddove ci sono amministratori più capaci è giusto che vengano sottolineati. Quindi Carugate, centrodestra, nonostante tutte le complicazioni, il momento storico, è riuscito ad affidare progetti importanti di rigenerazione urbana, quindi Luca è stato molto bravo, brava anche il sindaco di Gorgonzola che si è diciamo interessato ad attivare tutta una serie di progetti del territorio. Bene Pessano, nonostante abbia avuto dei problemi interni alla macchina comunale gravi, gravissimi, quanto alcuni problemi di giustizia che hanno bloccato la macchina per alcuni mesi, però diciamo i più grossi sono sempre Cernusco e Pioltello, cioè centrosinistra entrambi, quindi va detto che quindi supero la questione centrosinistra. Localmente io valuto le occasioni prese e i risultati prodotti sul territorio. Hanno finanziato con i fondi PNRR asili per dire 3.460.000 euro, cioè lavori di un centro sportivo nuovo di rugby, cioè hanno fatto davvero tante cose. C'è Pioltello anche, moltissima manutenzione straordinaria di scuole. Pioltello è un luogo che confina con Cassino dei Pecchi. Cassino dei Pecchi zero titoli, zero opere pubbliche finanziate, se non le 7-8 quelle finanziate dal Ministero catapultando i fondi semplicemente a cascata. Quindi ci sono tutta una serie di interventi sulla soprattutto le migliorie diciamo gestionali della la digitalizzazione, per intendersi, fatta la linea della digitalizzazione, il Ministero ha deciso di finanziare tutti in funzione del numero dei residenti. Comunque diciamo che tutti i progetti presentati sono stati finanziati. Luca, Luigi. Eccomi qua, sì, mi sembra tutto chiaro. No, siccome non ti ho mai sentito. Ti ho lasciato andare tranquillo come risarcimento di settimana scorsa. Bene, abbiamo. Anche se la settimana scorsa abbiamo parlato comunque delle mie vacanze, certo. Non sono propriamente allora, nulla. No, è chiaro cosa sta accadendo sul piano territoriale, è chiaro come si muovono le cose ed è chiaro come
poi anche qui i processi di comunicazione siano veramente complicati, perché su quel piano cittadino la comunicazione non arriva e non riesce a far parte di un coro o diciamo che arrivi ovunque. Detto questo, salutiamo Andrea Maggio dalla Martesana. Grazie per la tua partecipazione, ci sentiamo il mese prossimo.